Buonasera, ciao ragazzi, ciao amici, ciao rocchettari. Come tutti sapete, qualche giorno fa è mancato Eddie Van Halen, grande chitarrista, grande musicista, fondatore con il fratello e il cantante Eddie Roth dei Van Halen, un gruppo famosissimo che ha scritto pagine di rock ad altissimo livello e ha lasciato un ricordo veramente, veramente indelebile. Considerato uno dei migliori chitarristi del XX secolo, addirittura c'è chi l'ha paragonato al grandissimo Jimi Hendrix. Comunque, questo mi sembrava un doveroso omaggio a un grandissimo artista, a un grandissimo chitarrista. E ci siamo permessi di chiedere ad alcuni tra i migliori chitarristi a livello nazionale e internazionale il loro parere sulla bravura, sulla grandezza di Eddie Van Halen. Sentirete il loro parere, sentirete le loro impressioni, sentirete cosa hanno imparato da lui, cosa piaceva, cosa non piaceva, ma che non piacesse non credo che ci fosse granché per un grande come Eddie Van Halen. La parola ai chitarristi, buona visione da Carlo Barbero, Super Baroque Cup, PS Produzioni, ringraziamo Pietro Scioni per il montaggio, alle prossime e un grande saluto a Eddie Van Halen. Ciao Eddie. Buongiorno a tutti, sono Mauro Scusito, professione musicista e in questo momento, come tutti, quasi tutti i musicisti d'Italia e del mondo, in vacanza forzata, infatti vi parlo dalla mia bellissima Sardegna. E niente, il mio amico Carlo Barbero mi ha chiesto di dire qualche parola, di fare questo piccolo video per parlare un pochettino del grandissimo, grandissimo Eddie Van Halen, che purtroppo ieri sera ci ha lasciato, come tutti ben sapete. Non c'è molto da dire, Eddie è stato un precursore a tutti gli effetti della chitarra elettrica, tutti noi abbiamo divorato e studiato il suo stile, soprattutto negli anni 80, fine 70, primi 80, i suoi dischi sono una meraviglia assoluta, con una band incredibile, strepitosa. Il suo suono pazzesco, pazzesco. Da bambino, da ragazzino io uscivo completamente di testa, mettevo le casse nelle orecchie, una a destra, una a sinistra, e sparavo gli album di Van Halen a tutto volume. Chi di noi chitarristi non ha studiato i suoi soli? Credo sia impossibile. Dunque ci ha lasciato un grandissimo che però vivrà per sempre nelle sue opere. Il termometro di questa scomparsa la si può sentire seguendo i social, perché non si parla di altro. Non so se avete notato, nelle ultime 24 ore si parla solo di Van Halen sui social. Questo è un termometro che ti fa capire, che vi fa capire, che ci fa capire quanto è stato incredibilmente grande. Dunque, riposa in pace, grandissimo dio della chitarra. Ok, ciao Carlo e a presto. Speriamo sui palchi, ok?
La perdita di Eddie Van Halen è una perdita grandissima per il mondo della chitarra, ma non solo, per il mondo della musica in generale, perché lui davvero, come pochi altri, sono riusciti a fare, è riuscito a cambiare le regole del gioco, che è una peculiarità solo proprio dei più grandi nella musica, perché lui non solo ha reinventato il nostro strumento, ma è tirandone fuori nuove capacità sonore, tecniche, stilistiche. Ma essendo la chitarra elettrica lo strumento principale dei cambiamenti della musica degli ultimi 60 anni, lui in realtà ha cambiato proprio la musica moderna, quindi è uno di quei pochissimi, veramente si contano sulle dita di una sola mano, che è riuscito davvero a dare una svolta epocale allo strumento e alla musica in generale. Quindi ci mancherà tantissimo, ma fortunatamente resta la sua musica, restano i suoi insegnamenti, il suo stile, il suo approccio alla musica in generale, quindi sempre così importante, decisivo, ma anche leggero, come era proprio tipico del suo anche carattere. Quindi viva la musica, viva la chitarra elettrica, viva Eddie Van Halen. Almost 45 years ago, our next guest started a band in Pasadena, California, that went on to become one of the most successful rock groups in history. Here to perform Jump, please welcome Van Halen!
Slippery right here. So you're getting ready to go out on tour, which is going to be amazing. You must be so excited. Well, this is the most auspicious way of starting the tour. We've never played American television before, and it was our idea that you couldn't pick a possibly better audience than this here. Oh my God! This is our Ed Sullivan show. Well, this is James Brown at the Ed Sullivan show. This is the Beatles. This is for us a really big show here. Well, thank you so much. Well, it means so much to me that y'all are here. That was insane, and I can't wait for y'all to go out on tour, and this is going to be incredible. Thanks to American Express, everyone in the audience is getting a copy of Van Halen's new CD, and... I know, that's exciting enough, and you're also getting a pair of tickets to see them live at the Hollywood Bowl. Solo che nel 78-79 io avevo 79, 15 anni e andai da Disco Club, un noto negozio di dischi a Brignole, e presi due vinili, due dischi che mi ero messo da parte i soldi e non vedevo l'ora di andarmeli a comprare. Van Halen 1 e Outlandos d'Amour dei Police, due chitarristi che mi avevano colpito, come tutti del resto, come tutti i chitarristi del mondo, e io ero uscito di testa. Van Halen 1 e Outlandos d'Amour dei Police, Andy Summers dei Police e Eddie Van Halen. Eddie Van Halen che ha sconvolto il mondo della chitarra, ma non solo suonando, che suonando pazzesco, da un'altra dimensione, ma il suono, spaccare le chitarre, smontarne una per ricostruirne un'altra per lui, prendere i pezzi da altro strato e iniziare a costruire una chitarra per lui. Pezzi di manico, pezzi di body, pezzi da altre chitarre, pick up, imparare a riavvolgerli. Lui ha lavorato tanto nel suono, e l'idea sua di aver inventato il Floyd Rose, un ponte con un sistema di bloccaggio delle corde, perché lui il ponte Stratocaster, come lo usava lui, scordava la chitarra. Allora ha ingegnato questo modo di bloccare le corde qua, un genio. È sua l'idea di sovralimentare i Marshall, alzare la tensione di alimentazione delle valvole per il primo disco, infatti quel suono lì è una cosa incredibile. Van Halen 1, che poi il suono si è evoluto. È sua l'idea degli amplificatori PV modello Eddie Van Halen, perché dal modello Marshall, quello suo sovralimentato, hanno progettato PV ed Edward Van Halen. Hanno fatto la prima serie, seconda, terza e vai via avanti. È sua l'idea della nella chitarra Music Man
un misto tra Strato e Telecaster, un suo disegno particolare. E in questa chitarra Music Man ha inventato, genio, il D-Tuna, che è un sistema nel Floyd Rose che ti permette di scordare il Mi basso a Re e ti permette di suonare in drop D, accordato solo il Mi basso in Re. Ma quella genialata lì è che durante la canzone puoi accordare in Mi o in Re, o in Mi o in Re. Tutto questo è di Van Halen, non è solo il suonare, è tutto quello che c'era intorno, tutto quello che aveva in testa lui, che smontava, montava, sperimentava, provava, e poi basta. È così. Io vi saluto e spero di non essere stato noioso. Vi voglio bene a tutti. Un bacio, buona serata. Thank you.
Thank you.